Buonasera a tutti, sono Roberto Reale, responsabile dell'osservatorio Blockchain Smart Contract dell'associazione IDR, Italian Digital Revolution. Vi ringrazio di essere qui, ringrazio gli organizzatori di questo convegno. E di cosa parliamo? Parliamo di blockchain, sovranità del dato e sicurezza nazionale. Cos'è innanzitutto la sovranità del dato? La sovranità del dato è il principio secondo il quale i dati prodotti o raccolti all'interno di un determinato territorio nazionale devono essere governati dalle leggi di quel territorio. Il concetto rientra in un ambito più vasto, che è quello della sovranità tecnologica, però è vero che mentre la sovranità tecnologica è un concetto alquanto vago, la sovranità del dato invece può essere definita in termini molto più rigorosi, in quanto riguarda in modo specifico il trattamento del dato stesso. Sappiamo tutti che il dato oggi è un asset il cui valore è non soltanto economico, ma addirittura strategico. Questo è tanto più vero quanto più si tratta di dati che hanno un interesse nazionale. E quindi sorge l'esigenza di proteggere e regolare l'accesso al dato, ma non solo, anche di tracciare il ciclo di vita del dato stesso e di registrare tutti quelli che sono gli accessi e le manipolazioni a cui il dato viene sottoposto nel suo ciclo di vita. La tracciabilità del dato è una caratteristica essenziale del dato stesso, è una caratteristica intrinseca del digitale ed è la tracciabilità che ci consente l'applicazione di una governance efficace. Il dato attraversa lungo il suo ciclo di vita una sorta di filiera sulla quale insistono gli accessi, in lettura e in scrittura, le cancellazioni e le manipolazioni del dato stesso. E sappiamo che ogni filiera può essere modellata in modo efficace attraverso il ricorso alla blockchain. Però attenzione, parliamo di dati che rappresentano un asset strategico. Sappiamo per contro che la blockchain è una struttura per sua natura aperta, i cui nodi diventano tali in linea di principio, senza alcuna necessità che una struttura o un ente sovraordinato alla blockchain stessa emettano delle autorizzazioni. Questo cosa significa? Significa che potenzialmente nodi estranei al controllo o al territorio nazionale potrebbero entrare a far parte di una struttura, di un network utilizzato per tracciare dato di interesse nazionale. E allora è necessario affrontare il tema dibattuto della autorizzazione o della certificazione dei nodi della blockchain. Con questo vogliamo forse sdoganare blockchain non pubbliche? No, non è questo il senso. Il senso invece è che contesti diversi richiedono approcci diversi. E se il nostro fine è la tutela del dato in quanto asset strategico nazionale, allora regole opportune di governance devono essere disegnate ed applicate correttamente. Tali regole possono anche implicare un controllo in termini di autorizzazione all'accesso ai nodi che compongono il network sottostante alla blockchain stessa. Possiamo ad esempio pensare a nodi che vengano accreditati attraverso meccanismi definiti da standard riconosciuti a livello europeo e che abbiano come requisito ulteriore di risiedere fisicamente
sul territorio nazionale. Blockchain di questo tipo non rientrano né nella categoria più ampia, più generale delle blockchain pubbliche permissionless in senso stretto, né in quella delle blockchain private, ma appartengono ad un tipo ibrido, ad un continuum ibrido, dico continuum perché il grado di decentralizzazione può essere determinato in funzione dei requisiti desiderati sulla privacy, sulla sicurezza, sulla protezione del dato stesso. C'è poi un tema ulteriore che è quello del controllo di accesso al dato stesso, non da parte dei nodi del network sottostante alla blockchain, ma da parte degli utilizzatori e dei produttori del dato. Bene, questo tema può essere affrontato e risolto attraverso l'uso dei smart contract, ai quali il DL Semplificazione, con il suo articolo 8 ter, ha dato dignità legale e che soddisfano quindi il requisito della forma scritta. Ora un opportuno ecosistema di smart contract, il che significa una collezione organizzata di software interagenti tra di loro ed eseguiti da una macchina virtuale all'interno della blockchain, un sistema di questo tipo può essere usato per organizzare e, volendo, intermediare l'accesso al dato. Un opportuno ecosistema di smart contract, ossia una collezione di software eseguiti dalla macchina virtuale all'interno della blockchain di riferimento, può dunque fungere da implementazione delle policy di accesso al dato. E questo è un tema che non è spesso trattato. Abbiamo anche il vantaggio di una certa resistenza, una resilienza al guasto. Infatti il distacco voluto oppure incidentale di nodi dalla rete non comporta una interruzione del servizio. Anche qui però è opportuno osservare che nodi quali siano all'esterno della giurisdizione nazionale o all'esterno del territorio dello Stato o in ogni caso che sfuggono al controllo dell'autorità, bene, nodi di questo tipo, se sono in grado però di convogliare, di mettere in campo una potenza computazionale, un hash power sufficientemente elevato, hanno purtroppo il potere di influenzare la disponibilità stessa del dato. Anche da questo punto di vista, quindi, può essere opportuno introdurre, su base naturalmente opportuna, delle restrizioni alla possibilità per agenti al di fuori del perimetro nazionale di diventare nodi della blockchain usata per tracciare gli accessi al dato, o più in generale per la tracciabilità della filiera, nel senso che abbiamo definito prima, del dato stesso. Il tema naturalmente non si esaurisce qui, ma ha connotazioni che investono aspetti giuridici, tecnologici, naturalmente economici, strategici. E stasera abbiamo appena toccato la superficie. In ogni caso io sarò lieto di continuare a discutere con voi il tema. Vi ringrazio per ora per l'attenzione e buon proseguimento.